Che la città reagisce dopo i fatti. Cos'è? La città reagisce con grande unità di intenti, con la città intera che condanna simili episodi. Bisogna isolare i pochi violenti, la maggior parte oltretutto venuti da fuori Milano. Milano oggi respira novità, respira volontà di andare avanti, di guardare al futuro, anche conscia dei grandi successi, tra cui Expo in città, la Pietà Rondanini che oggi viene restituita all'intera comunità, ai 20 milioni di stranieri che verranno a Milano, la Darsena. Milano risorge e risponde no alla violenza, sì all'unità contro chi vuole cercare di dividere all'interno della città. Noi saremo uniti, saremo forti e saremo capaci di dare un messaggio a tutto il mondo, che il futuro è quello di un futuro senza violenza, che la speranza è quello di un mondo senza violenza e che quindi Milano non può accettare nella sua città chi viene qua per violentarla o per sabotarla. Oggi è una bella giornata, ieri mattina era una bella giornata, tutti i giorni precedenti, l'inaugurazione della Casa della Memoria, la Darsena, Expo in città, i 10.000, 20.000 eventi che ci sono, c'è stato un momento estremamente preoccupante, brutto, che però voglio dire riguarda un chilometro e mezzo della città, di una città che è una città metropolitana e quindi che ha un territorio vastissimo. È chiaro che anche fatti del genere non devono accadere più. Io voglio ancora ringraziare, vengo adesso dal Comitato Ordine e Sicurezza, tutte le forze dell'ordine che sono state capaci di limitare moltissimi danni che potevano essere ben maggiori, di distinguere coloro che erano qua per fare violenza alla città e coloro che intendevano, ma anche a loro è stato impedito, pacificamente manifestare. Credo che sia stata una scelta saggia, giusta. Oggi chiameremo tutta la città a dare un contributo per pulirla dalle scritte non degne di una società civile, per pulirla dai manipolo di delinquenti che hanno cercato di rovinarci una bellissima giornata. Milano capitale dell'Europa, ha detto Franceschini, ci crede? Beh, credo che lo dimostriamo quotidianamente. Solo ieri ci sono state Expo Milano 2015, 200.000 visitatori. Chi oggi gira la nostra città vede gioia, vede turisti non solo europei ma tanti turisti europei. Stiamo avanzando in tutte le classifiche europee, siamo ormai diventati un punto di riferimento. Questo è merito di tutti, non merito di uno, e questa è anche la grande novità, e cioè la capacità di collaborare, lo diceva oggi il ministro Franceschini, l'ha ripetuto il presidente della Camera di Commercio Sangalli. Stiamo lavorando insieme con tutte le forze sane della città e della città metropolitana, e questo fa avanzare l'offerta culturale, sociale, assistenziale che Milano ha sempre dato. Milano è sempre più aperta, attrattiva, attraente e anche direi ambiziosa, ma vede che le sue ambizioni diventano realtà. Grazie. Sangalli l'ha ringraziato per dei fondi stanziati in aiuto a loro. Voi sapete, io ieri sera dopo l'inno, l'inno per quanto c'era il Presidente del Consiglio della Scala, sono ritornato a Palazzo Marino, mi sono riunito con gli assessori e la vice sindaco che erano stati in giro in quel chilometro e mezzo di città che è stata deturpata. Abbiamo già fatto una scelta, vedremo come, e già abbiamo dato indicazione per avere informazioni precise, un monitoraggio dei danni, e daremo il nostro contributo che non è, anche se è fondamentale, morale, di condivisione, di adesione alla loro rabbia, che si trasforma però in potenzialità positive, ma anche un contributo di carattere economico. Apprezzo che anche la Regione abbia voluto dare un segnale in tale direzione. Dal Comitato è venuto qualche timore per i prossimi giorni o no? Come tutti sapete, quello che si discute nel Comitato è riservato, faremo un documento ufficiale e quindi un comunicato ufficiale tutti insieme nel primo pomeriggio. C'è una prima stima sui danni per il comune, cioè strade, marciapiedi? No, abbiamo già un monitoraggio di tutto, la fotografia di tutto, la quantificazione non lo sappiamo, ma vi assicuro che questa volta, visto che alcune persone sono state individuate e quindi spero, se ci saranno gli elementi, saranno giudicate, se saranno condannate, noi saremo presenti per chiedere i danni morali e materiali che la città e i cittadini hanno subito. Però voglio dire,
sono state due ore drammatiche di fronte a settimane invece di bellezza e soprattutto di futuro. Grazie. Sono la gran parte di persone, quelle individuate, non sono di Milano. Quindi Milano invece ha già aderito al grande appello che abbiamo fatto, restituiamo la città pulita a tutti coloro che verranno a visitarlo. Milano è un momento importante, io vedo anche oggi, come ho visto ieri mattina Expo Milano 2015, gente allegra, gioiosa, che vuole guardare al futuro e soprattutto orgogliosa della propria città.